di qui. Niente neanche di qui. E niente neanche di qui, ma insomma. Oh, ciao! Che bello che sei venuto a trovarmi! Lui è Orsetto Musetto e Licia Musina è il mio nome. Viaggio nella fantasia. Posso spostarmi in ogni dove. Vieni a farmi compagnia. Se vuoi venire, c'è poco da fare. Sorridi, respira e lasciati andare. Con la valigia piena di sogni, visiteremo altri mondi. Siamo pronti per la magia. 1, 2, 3, via! Nero come la notte. Notte, notte di bei sogni. Come dici, Musetto? Non ho capito. Ah, l'Orsetto Musetto vuole una storia di bei sogni. E allora, che storia sia? La storia di Francesco e il drago Camillo. C'era una volta, come ce ne sono molti anche oggi, un bambino che non voleva mai andare a dormire. La sua mamma gli diceva: «Ma Francesco!» Perché così si chiamava il nostro piccolo protagonista. «Ma Francesco, ma perché non vuoi andare a dormire? Ma vai a riposare un pochettino!» «Uffa, dormire, sempre dormire! Mamma, ma io a dormire mi stufo! Ma cosa serve dormire? Ma guarda che io ho un sacco di cose da fare, sai? Oh, devo vedere gli amici, devo giocare con le automobiline, devo leggere i libri! Ma a dormire! Io a dormire mi stufo, ecco!» Una volta la mamma si stancò di insistere con Francesco e lo lasciò stare sveglio fino a quando non fosse stato stanco abbastanza. E infatti, allo scadere del primo giorno, Francesco si addormentò come una pera cotta. Appena si fu addormentato, si trovò in un posto bellissimo. C'era un grande prato verde. E poi c'era al centro di questo prato un grande castello con 3 torri dorate. E poi c'era il fiume che correva tutto intorno al castello ed era una bellissima giornata di sole. L'aria era profumata e Francesco disse: Ma che bello! Ma è bellissimo! Ma è troppo bello per essere vero, peccato, è solo un sogno. Improvvisamente una voce grossa grossa tuonò. Oh, lo sapevo. Anche tu come tutti gli altri. Questo non è solo un sogno. Francesco prese una paura incredibile. Oh, ma perché? Perché fate tutti così? Perché avete paura di me? Oh. E va bene, sì, sono un drago, lo ammetto, ma sono un drago buono. A me piacciono tantissimo i bambini. Oh, mi sento tanto solo qui, voglio avere un amico in questo grande castello. Vediamo cosa posso fare per dimostrarti che sono buono. Oh, sì! Guarda! Il drago aveva sputato tutto attorno a Francesco un mare di cioccolata. Però Francesco non sembrava ancora del tutto convinto. Non sei ancora convinto. E va bene, guarda. E sopra il mare di cioccolata, il drago sputò un fiume di panna montata. Che delizia! A questo punto Francesco era proprio convinto. E continuando a assaggiare panna e cioccolato, disse: «Io mi chiamo Francesco. Questo è il più bel sogno che abbia mai fatto.
Molto piacere di conoscerti, Francesco. Io sono Camillo. Ma tu, perché non vuoi capire che questo non è solo un sogno, eh? No! No, 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 lascia credere ai grandi che quello che si sogna di notte non sia vero. Voi bambini ci dovete credere. Vedi, non è che noi personaggi di quando si dorme non siamo veri, è che siamo in un'altra realtà, ma non per questo meno vera e meno viva delle altre. Insomma, per spiegarmi, la panna e la cioccolata ti sono sembrate finte? E la paura l'hai avuta per davvero? No, la paura era proprio vera, e anche la cioccolata era buonissima. D'accordo, Camillo, mi hai convinto. Vuoi essere mio amico? Oh, che felicità! Camillo si era commosso per la felicità di avere un amico. E quando Camillo piangeva, piangeva Carabelle. Ho un amico! Ho un amico! Senti, Francesco, ti andrebbe di visitare la mia modesta casa? Sì, modesta. Dovresti vedere l'appartamento in cui vivo coi miei. Oh, hai ragione. Il mio castello è pieno di magie, di cose meravigliose, di giochi. Vieni, andiamo. Andiamo e vediamo cosa ti mostra per primo. Camillo! Ci sono tante stanze. Camillo! Camillo, aspetta un attimo. Io mi sento tutto strano. Mi sembra che devo andare via. Mi sa che sto per svegliarmi. Svegliarsi? Oh, già, è vero. Uffa! Però dimmi che tornerai, è vero che tornerai? Dimmi di sì. E va bene, drago, ma sì, ma certo. Ti prometto che tornerò spesso e volentieri a trovarti. Sì, ma ora smettila di fare la lagna, eh? Ciao, Camillo. Ciao. Ciao, Francesco. Ciao. Torna a trovarmi, torna. Ciao. Quando la mattina seguente la mamma andò a svegliare Francesco, lo trovò allegrissimo. Mamma! Oh, sono stato in un posto bellissimo! Era una bellissima giornata di sole e c'era un castello grandissimo con tre torri d'oro, tre e il fiume, e poi c'era un drago che si chiama Camillo, che è diventato mio amico e che... Francesco, lo interruppe la mamma. Francesco, piccolino mio, hai fatto solo un bel sogno. È solo un sogno, non è vero? Ma no, mamma, no. Effettivamente Camillo me l'ha detto, mi ha detto: lascia credere ai grandi che i sogni non siano veri. Voi bambini ci dovete credere e che... Su, da bravo. Alzati e vai a lavarti. Sì. Sì, hai ragione. Che stupido che sono stato. Sono proprio un bambino stupido. Ma come ho fatto a credere che fosse tutto vero? Uffa! Ma qui? Ma questo che cos'è? Ma questa sembra... Anzi, no! Ma questa è una lacrima... di Camillo. Ma allora? Allora e da allora Francesco e Camillo ebbero fantastiche avventure, ma adesso non abbiamo abbastanza tempo per raccontarle tutte. Ma tu, se vuoi viverle con loro, beh, puoi farlo anche oggi, anche questa notte, se
sognerai. La storia è finita. Come dici, Musetto? Ah, anche tu hai un amico che vai a trovare nei sogni? Davvero? E come si chiama? Ah, è un bambino, ma certo. E tu? Tu sogni? Fai sogni belli? Sì? Beh, ti posso chiedere un favore? Ci fai un disegno dei tuoi sogni belli? E lo mandi all'indirizzo che trovi alla fine del video. Lo farai? Il nostro viaggio ora è finito. Chiudo la valigia e ti saluto. Se in questo video ti sei divertito, potrai tornare in un minuto. Basta cliccare sul link che tu hai e Licia Musina e Orsetto Musetto ritroverai. Ciao! Ciao ciao! A